Termina con un pareggio sostanzialmente giusto il match del Tamburini tra Montegiorgio e Notarescu, una gara divertente nel primo tempo dove si sono susseguite diverse occasioni da gol, mentre più bloccata nella ripresa dove a farla la padrone è il nervosismo. Il primo a farsi vedere è il Montegiorgio, all'ottavo con Omiccioli che ruba palla al limite a Frulla e serve Cucù che ci prova, il tiro viene ribattuto, poi sulla prima palla vagante si avventa Zancocchia che spara altissimo. Al decimo Marani rischia moltissimo rinviando addosso a Cesario, ma buon per lui, il pallone finisce fuori. Al tredicesimo ci prova lo stesso Cesario all'interno dell'area di rigore, ma Perini respinge. Un minuto dopo ancora Notarescu a farsi pericoloso con Vanegas che serve Lattarulo che mira il palo più lontano, ma il pallone sfila fuori. Al ventesimo il risultato si sblocca. Omiccioli calcia una punizione della propria metà campo pescando alla perfezione Cucù che mira al volo l'angolo più lontano, laddove Sciba non può arrivare. Esplode il Tamburini per il secondo gol stagionale del numero 10 di casa. Il Notarescu non demorde, al 34esimo avvicina al pari con una punizione bomba di Frulla che impegna Marani alla respinta di pugno. Al 37esimo i rossoblu abruzzesi la impattano, punizione il solito Frulla, la palla a Gallo che fa sponda verso il secondo palo dove Cesario insacca. Nella ripresa le azioni si contano sulle dita di una mano, al quinto Cucù ci prova dalla lunga distanza ma non inquadra la porta. Tre minuti dopo, grossa protesta di Vanegas che viene atterrato da Montanaro in area, ma l'arbitro farà proseguire. Al 28esimo azione sulla destra dello scatenato Vanegas che mette in mezzo dove Lattarulo in piena area di rigore gira verso la porta, ma Marani si allunga e respinge. Al 32esimo ci prova Pampano, facile per Sciba. L'ultima emozione in pieno recupero con Cucù che ci prova su punizione, ma Sciba va sul pallone e su questa azione l'arbitro fischia tre volte per un pareggio che può stare bene ad entrambe le squadre. Sono molto contento della prestazione, secondo me abbiamo dato tanto, abbiamo dato quasi tutto tutti. Quando un allenatore, quando una squadra dà tutto, l'allenatore è soddisfatto. Abbiamo creato pure abbastanza, secondo me, con degli errori, però c'era la giusta mentalità. Abbiamo incontrato una squadra forte, lo sapevamo. Penso che noi ce la siamo giocata alla pari e questa è una bella soddisfazione. Penso che il pareggio è stato un giusto pareggio, ma soprattutto penso è stata anche una bella partita da vedere. L'avevamo preparata in questo modo qui, sapevamo che davanti ci avrebbero creato tanti problemi. La difesa si è mossa bene, ma io non direi solo la difesa, ma anche il centrocampo e attacco hanno fatto una buona fase difensiva. Un rammarico secondo me perché potevamo ripartire tante volte, soprattutto giocando con i tre over davanti potevamo creare qualcosina in più, però sono stati anche errori dati tecnicamente che ci può stare dopo una partita con un'intensità veramente molto elevata. Difficilissimo, sia per la squadra che abbiamo affrontato e sia per il campo, lo sapevo che era una partita molto molto difficile. E portiamo via un punto e quindi continuiamo a non perdere, che è la cosa importantissima. E è logico che oggi non potevamo fare qualcosa di più. E loro sono stati molto, molto più aggressivi di noi, specialmente all'inizio. E questo non deve succedere perché se vogliamo vincere le partite dobbiamo partire come loro. Poi dopo di questo siamo stati anche bravi a recuperarla. E poi il secondo tempo è stata una partita dove noi potevamo fare gol su un paio di situazioni, forse su un fallo su Pocio, su Vanegas in area di rigore, però è una partita che alla fine è un punto che noi muoviamo alla classifica e siamo contenti di questo.